Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi su richiesta di un utente, il cui nome mi sembra fosse Saverio Guerra, che già che ci sono saluto, oggi posto la decklist del ninja. Se non erro, mi hai chiesto quella del puro, è scritto ninja, quindi ok. Comunque sia, del mazzo in questione ci sono diverse versioni, da quella kaiju a quella artifact, che secondo me è una figata assurda. Faccio una premessa. Non conosco tutte le carte di Bosch, di Breaker of Shadows, o Shadow, non mi ricordo, vabbè. Quindi cosa voglio dire? Può essere che ci sia qualche carta che si potrebbe giocare qui dentro, che però appunto non sapevo dell'esistenza, diciamo così. Per chi non conosce il mazzo, allora da usare è molto molto semplice assolutamente. Tuttavia ciò non nega che è un mazzo abbastanza instabile. Diverse volte vi capiterà di avere delle mani veramente, veramente, letteralmente morte, con le quali non potrete assolutamente giocare. Ad esempio, due White Dragon Ninja, due della Super Transformation, lì la nuova, cioè la nuova, quella che vi fa evocare il White Dragon Ninja. E poi chi avevo più, non mi ricordo. Vabbè, non mi ricordo le altre, comunque sia, ho avuto il coraggio di avere questa mano. Seppur sia una versione classica, diciamo che possiamo chiamarla in un certo senso Twilight Ninja. Non perché c'è il BLS che rimuovono luce, no, non è che ci sono questi mostri, però diciamo che i nuovi ninja, ossia Shingetsu e Getsuga, sono appunto Twilight Ninja, ma vengono contati ovviamente come ninja. Quindi, senza perdere troppo tempo, direi di cominciare. Abbiamo tre Hanzo che diciamo possono essere considerati in un certo senso uno Stratos unito a una Mage Specter Fox. In che senso? Allora, il suo effetto risolve sia quando viene evocato normalmente che specialmente, o per scoperta anche, ok? Quando viene evocato normalmente possiamo andare una Ninjitsu Art dal deck alla mano, mentre quando viene evocato per scoperta o specialmente possiamo andare un mostro ninja dal deck alla mano ad eccezione di Hanzo. Quindi molto semplice. Con Hanzo ovviamente andremo ad andare una di queste due. A seguire abbiamo due White Dragon Ninja. Seppur si possano considerare in un certo senso il cuore del mazzo, non vi consiglierei di giocarne tre, semplicemente perché in mano questa è una carta letteralmente inutile. È spazzatura. È una carta che non dovrete mai, e dico mai, vedere in mano. Questa carta non può essere evocata specialmente se non per l'effetto di una Ninjitsu Art, e le spells e trappole che controlliamo non possono essere distrutti dagli effetti delle carte, quindi direi che è abbastanza forte anche con il Kaiser Colossium. Tre Twilight Ninja Shingetsu, che sono i nuovi supporti ninja, fanno parte dei nuovi supporti ninja, arriveranno in Breaker of Shadows. Dirò Bosch così evito di sbagliare se Shadow o Shadows, ok? Comunque sia, qual è l'effetto? Ha due effetti per la precisione. Allora, il primo, che l'avversario non può targettare i mostri ninja che controlliamo con attacchi o effetti delle carte se non questa carta. Quando questa carta è distrutta in battaglia e mandata al cimitero o anche per effetto di una carta, possiamo andare un mostro ninja eccetto questa carta se non erro. Si conferma e possiamo utilizzare questo effetto una volta per turno. Seguendo abbiamo tre Upstart Golden Ninja. Poi monocopia del Getsuga the Shogun. Allora, l'ho provata a due e devo dire che mi sono trovato abbastanza male, sono sincero. Poi boh, se volete giocarla a due, scelta vostra, io vi propongo la lista così, poi scegliete voi come adattarla al vostro piacimento, ecco. Comunque sia, possiamo evocare per tributo questa carta offrendo come tributo un mostro, soltanto un mostro ninja. Diciamo che l'effetto è simile, fra virgolette, a quello dei nuovi monarca. Inoltre, quando questa carta è in posizione d'attacco, possiamo targettare due mostri ninja del cimitero, spostare questa carta in difesa e se lo facciamo, evochiamo i due bersagli. Ovviamente possiamo utilizzare questo effetto una volta per turno. Dato che giochiamo le Ninjitsu Art of Transformation, gioco un Dark Simorgh che mi piace veramente molto. Insomma, l'artwork è figo, l'effetto è anche abbastanza forte. E poi ho inserito il Mist Valley Apex Arial. Ma Stardust è una carta che vale 30 euro. Sì, perché se non metti nel mazzo una carta che costa tanti soldi,
non è un mazzo da pro, quindi va giocata una carta che richiede tanti soldi. Ricordate che Yu-Gi-Oh! È un gioco da bambini, ma che richiede tanti soldi. A seguire abbiamo Raioh, niente da dire, e Bless. Per le spells abbiamo 3 pod, doppia Upstart, doppio Kaiser, doppia Magic Planter e una rota. Trappole, le due Ninjutsu Heart, la super e la normale, due Storming Mirror Force, il nuovo Solennone, due Safe Zone e poi diciamo le classiche trappoline, Time Space Trap Hole, Bottomless, Vanity e Warning. Non ho sfruttato molto l'extra, quindi come vedete sto facendo letteralmente un giro molto veloce appunto dell'Hexadeck. Vi ringrazio per aver visualizzato il video fino a questo punto. Vi ricordo che domenica pomeriggio dovrebbe uscire la seconda parte del Tag Duel con Mirko Comedy Perfect del Soldi's Creed, quindi sì, del Soldi's Creed, mi raccomando, non è soldi, è soldi. E poi cosa dovevo dire? Ah sì, riguardo al Stardust contro Monopack versus Monopack, penso di inaugurare la rubrica a gennaio, dato che ci saranno i pack con la super assicurata almeno. Poi vabbè, se me lo trovo sotto mano un pacchetto, magari vedo di comprarlo. E altra cosa, mi sono accorto che ho superato i 1800 iscritti. Wow, cioè siamo arrivati a 1800. Vi ringrazio veramente di cuore e vi chiedo scusa e vi chiedo perdono per il fatto che non sto facendo molti video, ma l'università mi tiene veramente impegnato. Potreste pensare ora, dai, ora ci sono le vacanze. Potresti caricare video? Forse no, perché allora devo lavorare tutti i giorni tranne il sabato e la domenica. Ho dei lavori da consegnare entro gennaio, entro la prima settimana di gennaio, anche abbastanza complessi direi, quindi non so proprio ragazzi, tuttavia cercherò di fare il possibile. Io a questo canale ci tengo veramente, veramente tanto. Tanto è vero che sto sprecando lo metterei fra virgolette, mi sembra un dispregiativo però non mi viene attualmente un termine adatto, sto sprecando del tempo prezioso che potrei utilizzare per studiare, anche se domani devo partire, sto facendo le valigie, vabbè, e si ritorna al sud per un po'. Yeah! E nulla ragazzi, se avete qualche richiesta in particolare o qualche domanda scrivete qui sotto nei commenti. Ditemi se siete favorevoli a un fuck you time che penso di fare molto più in là, tuttavia scrivetemi sotto, fatemi sapere. O magari volete propormi, non lo so, una nuova rubrica. Tutto, chiedetemi quello che volete. Lasciate un mi piace, o meglio, possiamo dire un mu piace al video. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Passate sia sulla fanpage Facebook del mio canale, sia sulla pagina Facebook di VMag, ossia la mia testata giornalistica, ecco, e vaffanculo, sono in attivo, e arrivederci al prossimo video.